Ben ritrovati al corso di introduzione alla bioetica. Trattiamo in questa lezione le origini della bioetica. La bioetica nasce in ambito culturale americano negli anni 70, prima come movimento e poi come vera e propria disciplina. Da dove trae origine il termine bioetica? Il termine bioetica è un neologismo coniato nel 1970 dall'oncologo Van Rensselaer Potter, considerato tra i pionieri della bioetica. Potter rivendicherà la paternità del neologismo, sebbene poi gli studi abbiano evidenziato che il termine era già stato utilizzato anni addietro da Fritz Jahr. In ogni caso, è Potter l'autore nel 1970 dell'articolo Bioethic, The Science of Survival, quindi Bioetica, la scienza della sopravvivenza, articolo che poi confluirà nel volume pubblicato nel 1971, sempre di Potter, dal titolo Bioethics Bridge to the Future, la bioetica che quindi diventa scienza per la sopravvivenza e ponte verso il futuro. Nel manuale di bioetica di Helios Greccia leggiamo: introducendo il termine, Potter sottolineò che la bioetica doveva costituire una nuova disciplina che combinasse la conoscenza biologica con la conoscenza del sistema dei valori umani. Ho scelto, egli scriveva, la radice bio per rappresentare la conoscenza biologica, la scienza dei sistemi dei viventi, ed etic per rappresentare la conoscenza del sistema dei valori umani. Potter aveva individuato infatti il pericolo per la sopravvivenza dell'intero ecosistema nella spaccatura tra due ambiti di sapere, il sapere scientifico e il sapere umanistico. La bioetica di Potter è però la bioetica delle origini, non è ancora bioetica personalista, cioè bioetica che pone sempre al centro l'interesse e il bene della persona umana. Dobbiamo tener conto che la storia è caratterizzata da un pluralismo etico. Tante sono le etiche, tante quindi sono anche le bioetiche. Tanti e diversi sono i paradigmi, i modelli bioetici ai quali si è fatto durante la storia riferimento. Sebbene già in Potter ci siano intuizioni importanti, nell'Enciclopedia di Bioetica del 1978 leggiamo un'ulteriore definizione di bioetica. La bioetica è un'area di ricerca che, avvalendosi di una metodologia interdisciplinare, ha per oggetto l'esame sistematico della condotta umana nel campo delle scienze della vita e della salute, in quanto questa condotta è esaminata alla luce di valori e principi morali. Sempre nell'Enciclopedia di Bioetica del 1978 viene definita l'area di competenza della bioetica, individuata in quattro ambiti: problemi etici delle professioni sanitarie, problemi etici emergenti nell'ambito delle ricerche sull'uomo, anche se non direttamente terapeutiche, problemi sociali connessi alle politiche sanitarie e problemi relativi all'intervento sulla vita degli esseri viventi e in generale ciò che si riferisce all'equilibrio dell'ecosistema. La domanda alla quale dobbiamo dare una risposta in questa lezione è: perché nasce la bioetica e perché proprio negli anni 70? Risale già al mondo greco la figura del medico virtuoso, il medico ippocratico. Se ricordiamo, è proprio Ippocrate l'autore del giuramento medico che viene ancora oggi pronunciato dai medici prima di iniziare l'attività professionale. Il medico virtuoso ippocratico è colui che è alleato del paziente, colui che agisce per il bene, per la salute del paziente. Durante il corso della storia, però, questa alleanza medico-paziente è stata in alcuni momenti storici tradita. Se pensiamo ai crimini contro l'umanità che sono stati attuati durante la Seconda Guerra Mondiale,
Se pensiamo allo shock di Norimberga del 1946, medici che sono stati denunciati per crimini contro l'umanità, i medici nazisti, e ancora nel 1960, sperimentazioni mediche abusive hanno ancora una volta tradito questa fiducia medico-paziente. Dunque, la scienza e la tecnologia possono tradire l'uomo, possono essere usate contro l'essere umano, contro il bene della persona. Da qui la necessità della nascita di una disciplina che possa appunto arginare e orientare lo sviluppo tecnico-scientifico in favore della persona umana. La bioetica personalista nasce negli anni Ottanta quando a Helios Greccia, nel 1985, viene affidata la direzione del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. La bioetica personalista si fonda su sette principi. Il primo principio riguarda la centralità della persona umana. La persona è centro dell'etica. Il secondo principio è l'unitotalità della persona. Abbiamo già detto in precedenza che la persona umana è unicum di mente, corpo, spirito. Il terzo principio è la vita come valore fondamentale. La vita è l'essere vivente. Il quarto principio è il binomio libertà-responsabilità. Non vi è libertà senza responsabilità e viceversa. Il quinto principio è il principio di totalità, cioè le parti sono in funzione del tutto nel corpo della persona. Fa parte di questo principio di totalità anche il principio terapeutico. In bioetica il principio terapeutico indica che è lecito intervenire, sacrificare una parte per il bene del tutto. Ancora, il sesto principio è quello di solidarietà, sussidiarietà, e poi rientrano infine tra i principi della bioetica personalista anche i principi della bioetica principialista di Beckamp, ovvero la beneficenza, non maleficenza, l'autonomia del paziente e la giustizia. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima lezione del corso Introduzione alla bioetica. A presto.